Diciamo che il calisthenics anche qui al sud è in Irpinia sta notevolmente crescendo, in quanto gran parte dei paesi limitrofi ad Avellino hanno provveduto comunque a installare diverse strutture. E questa, diciamo, è una notizia molto positiva, perché i bambini, i ragazzi ed altri si possono approcciare tutti a questa stupenda disciplina. Dobbiamo però fare un appello anche a chi è autodidatta, per dire che va benissimo fare attività sportiva, però attenzione, meglio farsi seguire da un atleta o da un maestro, insomma, competente, e seguire delle regole. Assolutamente sì, perché il rischio di infortunarsi è veramente elevato, e quindi affidarsi a chi ha delle basi teoriche e soprattutto pratiche, perché comunque si lavora col peso del proprio corpo, quindi lussazioni, tendiniti, infiammazioni varie sono comunque molto ricorrenti. Antonio, tu partirai per Paestum per una gara, quali sono le aspettative per questo tuo impegno? Allora, le aspettative sono prima di tutto il di divertirsi, anche perché si fa in spiaggia, sul mare, a Lido Atena, dal mio amico Amedeo Sirignano di Calisthenics Cilento. Mi ha invitato e quindi sto facendo il possibile per arrivarci al meglio. Senti, allora, tu hai la tua attività, presto ne sorgerà un'altra, questo significa che le richieste sono tante, quindi anche gli avellinesi e dell'Interland potranno ritrovarti ad Alvanella, adesso ci spiegherai tu bene. E poi ti chiedo l'ultima cosa, tu ce l'hai scritto addosso, poi lo facciamo vedere, ma perché un ragazzo, un giovane si dovrebbe avvicinare al calisthenics? Perché gli conviene.